Nel caso di mielofibrosi, nei vari trial clinici sull'efficacia delle nuove terapie basate sull'associazione di farmaci, di cui abbiamo parlato anche poco fa, è emerso qualche episodio di regressione della fibrosi midollare o di remissione della malattia, punto di domanda. Esistono nuovi approcci terapeutici, ad esempio, relativi alla mielofibrosi, ad esempio, le CAR-T, che sono state molto e spesso anche a sproposito pubblicizzate dai media che fanno delle volte un po' di pasticci. Altri approcci terapeutici applicabili appunto con queste terapie geniche, eccetera, sono cose che sono ipotizzabili per le mielofibrosi. Dottor Cattaneo, vuoi rispondere tu? Buonasera a tutti, innanzitutto. Allora, in effetti in questo momento si sente molto parlare di CAR-T, ma di fatto è soprattutto nell'ambito di patologie ematologiche, proprio perché non parliamo di malattie croniche, ma di malattie acute, molto più aggressive, refrattarie ad altre linee di terapia in cui si è disposti anche ad accettare un profilo di effetti collaterali impegnativo. Per questo al momento sono rivolte a linfomi a larghe cellule B, leucemie linfoblastiche, non al momento ancora in un ambito come quello della mielofibrosi. Per quanto riguarda invece la prima parte della domanda, come ha ben illustrato il professor Passamonti nella sua relazione, alcune delle strategie di combinazione hanno documentato un'importante riduzione del grado di fibrosi. In alcuni casi una riduzione del carico molecolare di malattia, ma non al punto a livelli di poter parlare di una terapia curativa che, come detto invece dal professor Bacigalupo, al momento rimane il trapianto di midollo, l'unica strategia curativa della mielofibrosi. Grazie. All'ultimo ASCE, non so se la dottoressa Moro è presente, ma l'ultimo ASCE ha presentato, diciamo, tra le presentazioni più rilevanti, un anticorpo monoclonale anticarreticolina. Barbara, vuoi dire qualcosa, già che c'eri all'ASCE? Ma molto. Non so se ci sento, non c'erano risultati clinici, ecco, però è un nuovo modello di cura di un. Puoi parlare tu? No, mi senti? Okay. No, è stato presentato un farmaco che ha dato in vitro di questa molecola, un anticorpo monoclonale contro la proteina che viene espressa dalla carreticolina, che sarà sviluppato, quindi questo potrebbe essere un approccio assolutamente nuovo per chi ha la mutazione carreticolina. Questo non sono risultati clinici, quindi non si può dire assolutamente nulla, ma sicuramente apre nuovi orizzonti, nuove modalità di cura. Proprio questo, ma insomma, è un'altra delle cose che vedremo, perché presentazione solo dell'attività del farmaco in vitro, ma nulla di clinico. Quindi ci si apre a prospettive di cocktail. Insomma, sì, andiamo molto cauti, perché non c'è un dato di efficacia, Certo. non è un dato di safety, di sicurezza dei pazienti, però qui, insomma, è tutto da vedere, però questo è considerato tra le 6 presentazioni più rilevanti del nostro convegno internazionale, quindi speriamo bene che sia efficace, che non sia tossico, insomma. Ecco, all'MPN Horizon di quest'anno, che si è svolto a Netanya a novembre, è stato presentato da parte del dottor De Benedetti, Edoardo De Benedetti di Pisa, uno studio di alternativa dell'indagine ecografica alla MILSA e a quella che è l'analisi della biopsia midollare. Compare ottimi, diciamo, riscontri in uno studio che ha condotto in Italia, in diversi centri. Ecco, pensate che possa, nel tempo, affinando la tecnica e validandola sempre di più, diventare un'alternativa a quella che spesso viene considerata
diciamo, una tortura per le persone che, anche se ci sono degli ematologi bravi che possono aiutare, ma alla fine il dolore c'è, io ne ho fatte parecchie, quindi... Sì. Adesso non so se tra i colleghi presenti c'è qualcuno che ha partecipato allo studio, quindi può essere mai più efficace di me nel parlarne. No, quindi... Ma quindi va a vedere la densità della milza. Sì, no, ma lo studio me lo ricordo. Sì, se qualcuno aveva partecipato, magari poteva. Ma in linea di massima è ovvio che ogni sforzo per non fare la biopsia ossea è veramente da ricercare in modo assoluto. Oggi la biopsia ossea offre tante informazioni che sono, ad esempio, la cellularità midollare per fare alcune scelte di cura, la fibrosi midollare e anche alcune alterazioni dei megacarociti. Poi offre obiettivamente la possibilità di fare l'analisi citogenetica, cioè l'analisi del carotipo su miele aspirato, che è un parametro prognostico molto importante nelle mielofibrosi primarie, un pochino anche nelle forme secondarie. Quindi io la vedo un percorso che dobbiamo obiettivamente fare, perché la biopsia ossea fa male, però la massa di informazione che dà una biopsia ossea midollare è importante proprio anche per la prognosi del paziente. Non dimentichiamo che avere una fibrosi di grado 1 o 2 con certezza verso 3 o 4 ha delle implicazioni, insomma. Certo, certo. Quindi forse ne approfitto per chiedere al dottor Tiribelli, che è presente, quante biopsie osse fa lui ai suoi pazienti con PV e TMF, giusto così condividiamo esperienze. Grazie Francesco e buonasera a tutti. Diciamo che sicuramente la biopsia ossea è in questo momento indispensabile nelle malattie mieloproliferative, in alcune prevalentemente alla diagnosi, nella trombocitemia essenziale sicuramente alla diagnosi anche per distinguere da forme di mielofibrosi in fase iniziale, per la policitemia vera nella stragrande maggioranza dei casi anche per quantificare la fibrosi e per avere un dato istologico chiaro. Poi per alcune malattie, in particolare per la mielofibrosi, nel sospetto di un'evoluzione di una policitemia vera o di una trombocitemia essenziale, è un esame in questo momento irrinunciabile. Concordo con quanto è stato detto, che è sicuramente un esame invasivo, in alcuni rarissimi casi, che può avere anche delle complicanze di tipo emorragico, quindi non va fatta a cuor leggero, però nella stragrande maggioranza dei pazienti la paura è quasi più anticipatoria, nel senso che c'è paura di fare la manovra, poi alla fine, non dico tutti, ma molti pazienti dicono: beh, pensavo peggio, o comunque tutto qua. È una procedura in questo momento indispensabile, che va fatta, ripeto, quando c'è un'indicazione, cioè nel sospetto di una malattia o una neodiagnosi di una malattia mieloproliferativa, e nel follow-up secondo necessità clinica. Noi le facciamo, sì, quotidianamente, direi, Francesco, le biopsie tra pazienti di nuova diagnosi, pazienti che rivalutano la malattia. Però spero non quotidianamente al singolo paziente. No, certamente no, non siamo così sadici neanche qua nel profondo nord-est. Passando dal super nord-est al nord-ovest, dottor Ibattici di Genova, la tua pratica nella gestione della biopsia ossea nell'MPN è simile a quella del dottor Tiribelli, è diversa? Al nord-ovest a Genova, avendo il mare, cerchiamo di farlo il più spesso possibile, perché poi c'è la vista mare che fa passare qualsiasi tipo di dolore. No, cioè, cerchiamo di attenerci a quelle che i più bravi di noi, come ci insegnate, viene così guidato dalle linee guida. Sicuramente la ripetizione della biopsia è un momento fondamentale per vedere e per confermare l'evolutività, dato che, come avete già detto precedentemente, il momento comunque diagnostico, anche di passaggio da una patologia all'altra, è importante anche per stabilire nuovi trattamenti, nuove strategie, visto tutto quello che si sta offrendo in questi ultimi 2 o 3 anni. Quindi sì, è un momento molto importante, purtroppo ancora indispensabile sia per Felice Bombaci che per Giampiero Garuti, quindi purtroppo è così. Sì. Ma io, con molti pazienti che trovo in ospedale che mi tremano per la paura della biopsia ossea, chiedo sempre se sono mai stati da un dentista, a tutti, o alle signore chiedo se hanno partorito, perché mi sembra che sia una cura dentale che un parto siano molto più impegnativi anche dal punto di vista dell'ore che una
però si affrontano con più leggerezza, evidentemente. È più che altro il risultato della biopsia, forse, che alla fine preoccupa di più della procedura stessa.